esercito. Presentate, armi. Onore ai caduti. Era un grande uomo, un grande personaggio, è stato addirittura il mio professore all'università, quindi penso, è comunque un uomo che ha segnato la vita politica del paese. Poi non dimentichiamo anche i ragazzi che sono morti qui, i ragazzi della scorta. L'insegnamento più importante che vale ancora oggi? È l'insegnamento della dignità, della professionalità, dell'impegno, credo che questo sia il messaggio, e anche dell'elevato impegno politico. Bene l'incontro, bene la conferma che la riforma del mercato del lavoro si farà con le parti sociali, bene che questo governo non è a missione limitata, infatti si è parlato di giustizia e si parlerà di RAI. La valutazione è positiva, più forze politiche e parlamentari sostengono lo stesso governo, è bene che si vedano. Questo non annulla le differenze, ma rafforza il sostegno al progetto comune. C'è un progetto comune che è quello del governo Monti. L'ostinazione del Presidente del Consiglio nel richiedere con forza ai partiti un incontro collegiale al posto dei previsti incontri bilaterali è stato premiato. Credo che sia stato un grande sforzo di volontà comune. La foto che ha messo su Twitter cosa significa? Un passo in avanti? Ma no, io ormai sono diventato un fanatico di Twitter, per cui ieri scherzosamente ho detto questa cosa, volevo fare una foto ad Alfano e a Bersani, a dire il vero. Poi dopo il Presidente del Consiglio, diciamo, ha accettato la provocazione e abbiamo delegato la foto al Vice Segretario Generale che ce l'ha fatta. È un buon segno in vista? No, è il segno anche che poi ci vuole anche un momento di pausa scherzosa, ma nello stesso tempo un modo di comunicare anche fotograficamente che c'è una maggioranza, non è sparita, nessuno ha fatto defezioni. Io mi auguro, e stiamo veramente lavorando per questo, mi auguro che questo accordo sia raggiunto entro pochi giorni, che questo accordo sia raggiunto non perché proposto da un governo tecnico, ma perché è un accordo che scaturisce dal desiderio di guardare al Paese nel suo insieme e al futuro del Paese. Il futuro del Paese essendo rappresentato dai suoi giovani. E quindi in questa veste, in questa prospettiva, da questa angolazione, io esprimo la mia fiducia che l'accordo sarà realizzato. A proposito di energia, di fronte a osservazioni o polemiche che del resto mi sembrano svanite nelle ultime settimane, secondo le quali in una geometria astratta della fisica politica il governo sarebbe stato forte con i deboli e deboli con i forti, immagine suggestiva ma del tutto non corrispondente alla realtà. Abbiamo cercato di non guardare alla forza o alla debolezza dei soggetti, ma al merito del caso.